Un saluto e bentornati a tutti i nostri amici ascoltatori per le nostre rubriche su Medicina e Salute, in cui, come sapete, affrontiamo dalla voce di professionisti tanti temi che possono esserci utili anche a partire dal nostro quotidiano, che riguardano tutte le età, che riguardano un po' tutte le patologie note, e con l'aiuto appunto dei nostri professionisti vi diamo anzitutto informazioni certe, ma soprattutto anche spesso riusciamo a darvi degli utili consigli per migliorare la qualità della nostra vita. Oggi siamo nel mondo dei bambini, potremmo dire, ci troviamo nei disturbi del neurosviluppo, in particolare i disturbi specifici dell'apprendimento, meglio noti o ai più noti come DSA. Ora ne parleremo ovviamente con una logopedista che è venuta a trovarmi, che è anche una studentessa magistrale di psicologia clinica e della riabilitazione. Vi presento a fianco a me la dottoressa Noemi De Luca. Dottoressa, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, grazie. No, grazie per avermi invitato. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito, anche perché appunto questo argomento è un argomento importante molto da attuale. Trattare, perché è molto attuale e perché soprattutto rispetto al passato oggi vede una grande attenzione sulle difficoltà che i bambini possono avere o manifestare, soprattutto quando cominciano la scuola, e che se un tempo venivano un po' sottovalutati come svogliato e pigro e somaro, oggi invece ci dicono che la situazione è molto differente e che quindi ha bisogno di una gestione differente che permetta di migliorare appunto la qualità della futura vita dei nostri figli. Sì. Quindi andiamo subito a capire che cosa sono. Beh, iniziamo da proprio cosa sono i disturbi appunto del neurosviluppo, che magari ai nostri ascoltatori possono essere sconosciuti. Allora, noi abbiamo due manuali diagnostici che ci danno indicazioni su tutte le patologie che riguardano sia la sfera dell'età evolutiva che anche poi adulta, e anche ovviamente i disturbi che fanno parte di nostra pertinenza, quindi della pertinenza dei logopedisti. E appunto all'interno dei manuali diagnostici, che sono per esempio quelli DSM-5 e l'ICD-10, troviamo appunto i disturbi del neurosviluppo, che sono tutti quei disturbi che vanno a interessare e che insorgono nell'età evolutiva e che interessano appunto l'età evolutiva, tra cui appunto troviamo il disturbo specifico dell'apprendimento. Il disturbo specifico dell'apprendimento riguarda delle difficoltà che sono presenti nelle abilità strumentali di lettura, scrittura e calcolo, e che quindi insorgono durante l'acquisizione degli apprendimenti. Quindi diciamo che quando i nostri figli cominciano la prima elementare, cioè si cimentano in quell'apprendimento che poi diventa appunto sistematico, scrittura, calcolo, lettura, è lì che noi possiamo notare che effettivamente non gli è facile fare una cosa che dovrebbe essere appresa in altro modo, corretto? Esatto, quindi in altri tempi o difficoltà comunque nell'acquisizione, fin dalle prime acquisizioni dei meccanismi di lettura, scrittura e calcolo. Quindi sono difficoltà che interessano le abilità però strumentali, quindi non stiamo parlando di difficoltà in compiti complicati, okay? Okay. Sono proprio nei compiti di base, quindi nell'acquisire la semplice fusione tra tra singole lettere che poi diventano sillabe e che poi diventano la singola parola. Certo. E la stessa cosa nella scrittura, quindi nel scrivere correttamente le singole parole, le singole lettere e poi fondere in una parola unita. Certo. E quindi poi anche per quanto riguarda la matematica, non nel fare le espressioni, ma nel difficoltà nel intelligenza numerica, nelle abilità di calcolo, nei ragionamenti, nelle relazioni tra i numeri. Certo, mi viene da dire, quindi, sulla base di questi esempi che lei sta facendo, ci sono diversi disturbi dell'apprendimento, esatto, giusto? Esatto, che riguardano perché diverse molto spesso l'opinione comune è disturbo specifico dell'apprendimento, dislessico. Quindi sì, esatto, un bambino non ha detto i lavori. Il bambino DSA è dislessico. In realtà all'interno dei disturbi specifici dell'apprendimento ritroviamo 6 sottocategorie di disturbi, che sono appunto la dislessia, che riguarda la lettura, poi c'è la disortografia, che riguarda la scrittura, per quanto riguarda però la correttezza proprio ortografica delle cose che si scrivono, c'è la disgrafia, che invece riguarda
il gesto motorio e grafico, quindi difficoltà a scrivere in modo corretto, orientare in modo corretto il gesto grafico, quindi anche tenere in mano la penna, perché esatto, a volte si sente anche... Quello è più di pertinenza poi delle, dei TNP, i terapisti della neuropsicomotricità. Ah, tante cose, molte cose. Dovremmo approfondire anche questo. Esatto. E quindi per la più una cosa motoria, una componente motoria. Poi c'è appunto il disturbo dell'espressione scritta, che invece riguarda non tanto la correttezza linguistica di ciò che si scrive, ma proprio la difficoltà nella narrazione scritta, quindi magari nel costruire il testo, nel costruire le frasi a livello morfosintattico, a livello scritto. Ok. E poi c'è la, il disturbo specifico del calcolo, quindi la discalculia. Che lì proprio siamo sui numeri. Esatto. Semplici, come abbiamo detto. Sì, anche... calcolo, calcolamente, ragionamento numerico, il rapporto tra i numeri, nella linea del saper spaziare nella linea del numero. Molti bambini che sono discalculici hanno difficoltà per quanto riguarda anche nello scrivere il numero, quindi magari si confondono con i mila. 10.000, 100.000, ah, magari okay. Scrivono 100.000 invece in realtà era 10.000. Hanno proprio difficoltà nel ragionare proprio interamente sul numero. Chiaro, questo è molto chiaro. E quindi mi viene da chiedermi anche che cosa, perché può sembrare una, cioè quante volte possiamo aver detto ma come fai a non capire una cosa così facile? Perché ho una difficoltà che tu non hai e quindi esatto. In realtà non lo posso fare. Ci tenevo a specificare che non sono malattie, quindi quando parliamo di disturbo specifico dell'apprendimento non stiamo parlando di una malattia, di una patologia, stiamo parlando di un disturbo costituzionale, quindi di una difficoltà. Una che difficoltà non ha... che vuol dire semplicemente andare fuori da uno da quello che è lo standard, dello standard sì, dichiarato. Della media esatto, del, quindi della popolazione. Essere un po' più speciali su qualcosa. Esatto, no? E deve essere appunto poi in realtà per fare la diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento devono essere presenti un quoziente intellettivo nella norma, devono essere assenti disturbi psichiatrici e neurologici, quindi questo ci fa capire come in realtà il bambino sia di base un bambino come tutti gli altri, certo. Però che ha questi disturbi che non si sa a livello proprio di neuroimaging, si fanno, ci sono stati fatti un po' di studi per capire quale sia la causa a livello neurobiologico, non si ha una causa specifica, però si sa, è noto il fatto che ci siano proprio delle difficoltà disfunzione a livello neurobiologico, neurofisiologico. Quindi si ha bisogno di un'altra strategia didattica per imparare le stesse cose. Esatto, diciamo tutto che sommato, niente di troppo una volta grave. Fornita la diagnosi si faranno, è utile appunto se si è nelle prime classi, quindi prima, seconda e terza elementare, svolgere un lavoro con il logopedista di potenziamento delle abilità strumentali. Se si è più avanti ormai si farà un lavoro di tutoraggio con il tutor compiti proprio apposta per il DSA, che sono proprio dei corsi regionali. Ah, bene. Sono persone appunto qualificate a livello regionale per lavorare con i DSA per quanto riguarda il supporto compiti, e a livello scolastico invece si andranno ad attuare il PDP, che è il piano didattico personalizzato, perché appunto i bambini DSA sono tutelati dalla legge 107. Bene, allora la domanda quindi è a questo punto, siccome abbiamo ormai, insomma al giorno d'oggi abbiamo una certa facilità sia nel riconoscimento sia nella gestione di queste difficoltà, il non prendere in considerazione le difficoltà e quindi andarle a trattare con i giusti strumenti, che rischi ha nella vita di un individuo? Allora, perché questa è una cosa che i nostri ascoltatori devono chiedersi, perché l'ultima domanda che le farò riguarderà proprio più i genitori che non la difficoltà dei bambini. Diciamo che adesso, siccome c'è tanta intenzione sulla diagnosi e sull'individuazione di questi tipi di disturbi, è importante appunto che il bambino che viene appunto visto già dalle maestre come possibile che abbia appunto possibili difficoltà sia appunto seguito e monitorato, perché appunto è un bambino comunque normotipico a livello cognitivo, quindi potrà poi compensare da solo le proprie difficoltà, però fatica. I bambini che hanno DSA sono molto più soggetti a disturbi dell'ansia, ecco. E anche all'abbandono scolastico, perché appunto un bambino si sente meno capace degli altri, certo. Quindi inizia a fare il confronto, certo. Con gli altri, a dire perché io ci metto così tanto a capire una cosa, perché faccio questi errori banali,
cioè, quindi perde, la, perde la motivazione, quindi corretto. Si può, sviluppare appunto disturbi d'ansia ed è molto probabile, quindi a livello epidemiologico molto spesso succede. Certo. E poi l'abbandono scolastico magari in più avanti, quindi adesso diciamo che c'è l'obbligo scolastico fino alla terza media, però anzi fino al secondo, secondo superiore. Però diciamo che più avanti puoi abbandonare la scuola, quando in realtà invece magari avrebbe avuto un bellissimo percorso, accademico, sei aiutato, che ne sai, certo. Sì. Ed ecco l'ultima domanda, quindi quanto, cioè nella sua esperienza, perché poi questo è molto importante, i genitori fanno resistenza, perché poi un maestro segnala, ma poi se il genitore non si muove il problema non viene affrontato. Quanto conta e quanto esiste la resistenza dei genitori? Perché io posso, ho visto da mamma anche cose, insomma, nella mia esperienza ho notato che un genitore fa fatica ad accettare questa neanche chiamarla diversità, questa diversa modalità di un figlio. Per tutte le patologie che sono di pertinenza logopedica noto questa cosa, quindi questa resistenza dei genitori a ad accettare e ad intervenire sulla problematica. Esatto. E qui invece è proprio doveroso, dato che sì, poi lei è assolutamente preparatissima, ne vede di bambini, è doveroso segnalare ai nostri ascoltatori di non farsi problema nel avere un figlio che non è una malattia, è una difficoltà. Esatto, che ha un modo diverso di apprendere le cose, mentre invece affidarsi a dei professionisti, perché il problema può essere affrontato bene, portare meno difficoltà anche in casa, perché un figlio che va male a scuola, aiuto, è difficile da gestire, e farlo vivere serenamente, non inciampare su quello che potrà essere invece un meraviglioso percorso di vita. Certo. Perché non è una condizione da malattia, è solo limitante, un modo diverso di fare le cose. Accompagna il bambino come altre cose, ma non lo limita. Esattamente. Ora, ovviamente, dato che abbiamo detto affidatevi sempre a professionisti, vi do anche i riferimenti della dottoressa De Luca, se volete contattarla direttamente per chiederle consiglio. La troviamo innanzitutto operante a Roma e in particolare a Ciampino. Abbiamo un canale Instagram logopedista_Noemi, un canale LinkedIn Noemi De Luca, ma soprattutto una mail logopedista.noemi@gmail.com e un numero di telefono 353 4476 942, appunto per un contatto diretto. Di nuovo io la ringrazio moltissimo, le faccio grazie anche tanti voi. Complimenti. Grazie. Ma veramente l'aspetto per affrontare qualche altro certo, sicuramente. Argomento. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.